tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi voglio parlarvi delle top app Android del mese di giugno 2017. Questo sarà un episodio un po' particolare, un po' diverso dagli altri che ho fatto finora, perché riguarda delle applicazioni che fanno riferimento ad una singola categoria, ovvero quella dei viaggi. Ho pensato bene di racchiudere queste applicazioni che vedete da qualche secondo, perché siamo praticamente in estate, la stagione è appena iniziata, quindi sicuramente questa app vi torneranno utile per i vostri viaggi e per le vostre vacanze estive. Prima di cominciare con il video vi invito a seguirmi sui social network, trovate tutti i link qui sotto in descrizione e mi raccomando seguitemi soprattutto su Telegram perché lì pubblico tanta bella roba, sono molto attivo, quindi insomma seguitemi. Bene, possiamo cominciare subito con il video dopo la sigla. Booking.com è la migliore applicazione per quanto riguarda le strutture adibite al pernottamento. Potete selezionare la destinazione, il giorno di arrivo, il giorno di partenza e anche il numero di persone da ospitare, quindi se siano adulti, bambini e le camere da prenotare. Una volta scelte le varie opzioni, avviate la ricerca e vi troverà tutte le strutture che sono più indicate e consigliate per le vostre preferenze. Ovviamente i risultati possono essere filtrati in base al prezzo più alto, il prezzo più basso, la popolarità della struttura, la distanza della struttura in base ad un punto prestabilito della città in cui volete andare e anche in base alle recensioni degli utenti che possono essere negative o positive. Ovviamente i settaggi li scegliete voi. Inoltre Booking.com vi propone una sezione in cui sono indicate tutte le migliori offerte più recenti e di immediata scadenza per grandi mete di tutto il mondo, quindi davvero molto molto utile. Skyscanner invece è l'applicazione migliore per quanto riguarda la ricerca dei voli aerei. Selezionate l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di arrivo, in questo caso sceglieremo sempre Roma-Milano per i nostri esempi o Milano-Roma, poi anche le date ovviamente in cui volete viaggiare con andata e ritorno annessi e quindi anche la classe in cui volete viaggiare. Potete scegliere una classe economica, quindi la economy class, spendete di meno ma avete servizi minori e magari un po' più diciamo superficiali così, e poi anche una classe business costa di più ma avete servizi sicuramente migliori e più diciamo efficienti al servizio del cliente. Fate la vostra ricerca, vi cercherà le soluzioni migliori in base al prezzo, in base alle località, agli orari, anche al tipo di percorso che volete fare, quindi molto completa. Inoltre potete anche abilitare le notifiche per ricevere tutte le offerte relative a uno specifico viaggio. Terza applicazione, Orario Treni. Questa è invece utilissima per quanto riguarda i viaggi con il treno, ovviamente. È un'app che già ho recensito sul mio canale, trovate il link in qualche parte qui sul video o in descrizione, quindi andatela a vedere perché è molto dettagliata. Potete selezionare la stazione di partenza e quella di arrivo, gli orari, i giorni previsti e anche in questo caso il tipo di treno, quindi alta velocità, regionale oppure tutti i treni, oppure soluzioni migliori indicate dall'app stessa. In questo caso potete escludere le fonti di informazioni da cui l'app prende appunto tutti gli orari, i ritardi e quant'altro e andare a selezionare quelle che preferite, quindi il sito di Trenitalia, quello di Italo, eccetera eccetera. Anche in questo caso potete aggiungere le mete tra i preferiti e andare a vedere i commenti della tratta o anche il percorso che eseguirà il treno dalla stazione di partenza a quella di arrivo. Inoltre potete anche vedere le notizie relativi a scioperi previsti, eventuali o anche cancellati. Altra applicazione di fondamentale importanza per i viaggi è Via Michelin. Qui possiamo calcolare i nostri viaggi se fatti in auto, in motocicletta oppure anche a piedi. E in questo caso a piedi da Roma a Milano è un po' complicato, quindi selezioniamo il viaggio con l'auto. Dobbiamo scegliere il tipo di auto, che sia un'utilitaria, una city car, una compatta o una lussuosa. Poi il costo della benzina per far calcolare il prezzo finale totale del nostro viaggio, compresi i pedaggi, le autostrade e quant'altro. Possiamo anche settare il tipo di percorso. Inoltre cliccando sulla ricerca abbiamo le varie soluzioni che ci vengono proposte, ci possono essere delle soluzioni che costano un po' di meno, un po' di più in base anche alla durata del viaggio e qui è una sorta di navigatore che ci dice le strade che dobbiamo prendere, dove dobbiamo uscire, quanti chilometri mancheranno in un determinato punto e quant'altro, quindi sicuramente molto completa. Inoltre possiamo vedere anche il traffico, i ristoranti vicini, le stazioni di autogrill eccetera eccetera.
Un'altra fondamentale applicazione che vi voglio segnalare è una che conoscete sicuramente tutti, ma che per i viaggi deve essere assolutamente menzionata, ovvero Google Traduttore. Questa è molto molto utile ovviamente se andate in viaggio in luoghi esteri, non siete molto avvezzi con la lingua del posto e quindi sicuramente Google Traduttore può fare al caso vostro e vi aiuterà in tante tante difficili situazioni. Potete immettere il testo da tradurre tramite tastiera, tramite microfono oppure tramite disegno, anche se è poco consigliata perché non è molto precisa. Inoltre anche fotografando un'immagine con la scritta straniera e l'app ve la tradurrà in lingua italiana. Davvero super consigliata. Bene ragazzi, avete visto la selezione di app che ho scelto per voi per il mese di giugno 2017 e questo è un episodio un po' speciale, un po' particolare come avete letto dal titolo, perché si tratta di app che rientrano tutte nella stessa categoria, ovvero quella dei viaggi. Ho pensato bene che, visto la stagione estiva che è appena iniziata, per le vostre vacanze e i vostri viaggi, queste app possono tornarvi veramente, veramente tanto utili. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e mi raccomando, seguitemi come sempre sui social network, trovate tutti i link di cui avete bisogno qui sotto in descrizione. Noi ci sentiamo come sempre ad un prossimo video, io vi saluto, ciao!